Io sono Paola Cortese, sono una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Statistica e responsabile del progetto Giovane a livello territoriale, progetto finalizzato alla diffusione della cultura statistica. Oggi vi presenterò una lettura statistica di alcuni indicatori che l'Istat rilascia secondo quanto previsto dall'accordo tra Paesi delle Nazioni Unite, conosciuto come Agenda 2030. Nell'ultimo quarto del secolo scorso, l'emergere delle crisi energetiche, così come anche i fenomeni di inquinamento globale, hanno messo in crisi il sistema di sviluppo economico dei paesi e quindi, sulla spinta della crescente pressione a cui sia la produzione che i consumi hanno sottoposto le risorse mondiali, il mondo scientifico e le comunità hanno iniziato a ripensare alla relazione tra economia, uomo ed ecosistema. Nel 1992 la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo ha condiviso una delle prime definizioni di sviluppo sostenibile, inteso come patto tra generazioni. Il 25 settembre 2015, 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui anche l'Italia, hanno rivisto la definizione e hanno così sottoscritto un piano d'azione per le persone, il pianeta, la prosperità, la pace, definito Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questa agenda propone una visione integrata dello sviluppo sostenibile, inteso come multifattoriale, è descritta attraverso 17 indicatori, goal, trasversali a quattro dimensioni di sviluppo sostenibile, che sono individuate nella dimensione economica, nella dimensione sociale, nella dimensione ambientale ed anche in quella istituzionale. Il monitoraggio affidato alle istituzioni nazionali di produzione di statistiche ufficiali, quindi in Italia l'Istat, che produce e aggiorna più di 350 misure, restituisce al Paese sul proprio sito istituzionale sia i dati che i metadati e che dal 2018 pubblica annualmente il rapporto sugli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La lettura statistica che vi propongo parte dall'analisi di 28 fra le statistiche disponibili a livello territoriale, subnazionale e consultabili sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica. A livello subnazionale sono state individuate le aree del nord, del centro e del mezzogiorno e naturalmente il Lazio. L'aggiornamento dei dati è relativo ad aprile del 2021. Le misure che abbiamo selezionato sono descrittive di quattro differenti domini: il dominio delle condizioni economiche della popolazione residente, il dominio della istruzione delle competenze digitali, il dominio delle condizioni abitative ed il dominio delle condizioni di salute e dei servizi sanitari. L'obiettivo è quello di posizionare il Lazio nel panorama nazionale, oltre che quello di analizzare alcune variazioni, intese come variazioni di breve periodo e variazioni di medio periodo. Il breve periodo dà come variazione lo scarto tra l'ultimo dato disponibile e l'anno immediatamente precedente. Il medio periodo invece realizza la variazione tra l'ultimo dato disponibile e prevalentemente i 10 anni precedenti. Le misure selezionate sono tutte riportate nel poster che sto presentandovi. Con riferimento al dominio delle condizioni economiche della popolazione residente, nel Lazio si evidenzia nel periodo un peggioramento. E così per il 12,5% di tali misure, similmente a quanto avviene anche in Italia. Mentre però nel Lazio il 62,5% delle misure individuate è in miglioramento, in Italia si tratta del 75%. Il confronto nel medio periodo tra Lazio ed Italia individua ulteriori maggiori criticità. Nel Lazio però è più contenuto sia il rischio di povertà o esclusione sociale, sia anche il rischio di povertà. Per il dominio istruzione e competenze digitali, le misure statistiche individuate hanno mostrato a livello nazionale un miglioramento nel medio periodo, mentre nel breve l'andamento è meno brillante. La situazione del Lazio non è molto differente da quella italiana. Il Lazio mostra 5 indicatori su 6 con un risultato positivo, sia nel medio che nel breve periodo, uno solo peggiora dunque. In particolare, nell'anno ultimo considerato, il Lazio presenta rispetto al dato nazionale una situazione di grande vantaggio con riferimento alla popolazione in età 30-34 anni per titolo di studio. In Italia, nel Lazio, il 33,4% della popolazione ha un titolo di studio universitario superiore e in Italia questo
Questa percentuale è del 27,6%. Con riferimento al dominio delle abitazioni, condizioni abitative della popolazione residente, il livello nazionale si propone come tendenzialmente positivo. 3 su 5 infatti sono gli indicatori che migliorano. Nel Lazio si ha una generale situazione di similitudine al dato italiano. Differente invece è il quadro relativo al confronto di breve periodo. In Italia un solo indicatore misura un miglioramento, mentre nel Lazio è circa l'80% degli indicatori evidenziare un miglioramento. Anche sul versante tecnologico il Lazio esce vincente, sia per quanto riguarda la percentuale di famiglie che dispone di una connessione a banda larga, sia per quanto riguarda il miglioramento di breve periodo. Con riferimento alle condizioni di salute e servizi sanitari, si evidenzia un quadro tendenzialmente negativo nel Lazio, sia rispetto al medio periodo, sia e soprattutto rispetto al breve periodo. Nel Lazio, infatti, solo il 25% degli indicatori registra un miglioramento nel breve periodo, contro il 62,5% in Italia. Inoltre, nel Lazio, il 75% delle misure è in peggioramento, mentre in Italia nessun indicatore è in peggioramento. Rispetto al medio periodo, la percentuale di indicatori con una variazione negativa risulta maggiore nel Lazio rispetto all'Italia. In conclusione, si può dire che le 28 misure statistiche utilizzate restituiscono un'immagine del Lazio non molto differente da quella italiana. Nel Lazio, poco più della metà degli indicatori presi in esame registra un miglioramento. Purtroppo, questa prestazione è di circa 8 punti percentuali inferiore alla prestazione italiana. Più marcato è il miglioramento di breve periodo, però anche in questo caso il Lazio si posiziona a livelli di raggiungimento degli obiettivi più contenuti rispetto all'Italia. Io ho terminato qui.